io penso che non ci sia nemmeno la volontà da parte di quegli altri, cioè quelli che sanno benissimo, perché, o sono scemi, e sanno benissimo che glielo stanno mettendo in tasca, però pur di dire io con parte di questa associazione, c'hanno il marchettino, sono contento, stanno zitti, ma qui l'unica la sarebbe di fare davvero. Tu dici, mamma, sei sicura? Sì. Vai, passa, eh. Ti vedi? Vai, sì. C'è la papera fuori? Si può pigliare meglio, vai. Ora può pigliare. Ma Dio, come si può? Se può venire, e verrà da sé. Meglio! Meglio! Ora si appigli. Dici anche alla Susanna. Allora, il discorso è semplice. E non posso fare una battaglia per conto di quelli che poi dopo vengano solamente sul carro di vincitore, oppure e contribuiscano a pestarti se questa battaglia tu la perdi, capito? A me non me ne frega proprio una sega nulla. Io d'ora in poi le battaglie le porto di Chiari. So se tu lo conosci, Chiari. Ho sentito dire. Gentaccia, però io le battaglie d'ora in poi le porto di me. Evidentemente la gente gli sta bene così, la faccenda gli sta bene, perché arriva a sentirselo con culo si senta meglio, capito? Come mi dà noia solamente una farfalla e mi gira intorno al culo. Allora a questo punto ora, perché si era proposto di fare anche un'associazione nuova, ma non, cioè voglio dire, che cazzo me ne voglio fo per dire di 30, 35, 40 liutai che vengano con te se tu fai un'associazione solamente per, come pecore, cioè a me non me ne frega nulla di gente così, capito il discorso? Io ho bisogno. E allora basta, allora visto che non gliene frega a loro, a me me ne frega ancora meno. Ma tu vedrai appena si fa la serata. A proposito, sono andato a cercare quelli della biblioteca per fare la serata con gli strumenti con la modifica teta. Che l'hanno detto? Non c'è nessuno, non c'è verso tra nessuno. Non ci sarà un direttore, no? Ma ci sarà anche un direttore, ma non c'è scritto da nessuna parte, sono andato anche sul sito. Questi direttori vengono fuori solamente quando c'è da riscuotere, ma io non riesco a capire. Non c'è il nome telefono sul sito. Ma ora si allaghi, intanto visto che oggi siamo a telefonare. Guardate, madonna, ma guardate via, qui è perfetto. Perfetto. Solamente un cazzino. E di là. Può applicare il pacco, perché sennò mi affoga poi. Meglio? Vieni, meglio? Vieni, Mirko. Vieni, meglio, vieni. Dai, piove, sciocchino, vieni. Vieni, mi rido. Vieni, non vuoi venire? Vieni. Non mi ha venire. Garba la pioggia. Perché mi rifiuta che ne so chiamare il padre?
È stupendo. Ah sì, eh? Eh sì. Vedrai, sarà un best seller. Ah sì? Ah! Ora sì. Ora no. Ora no. Dio buono. Come dice, tieni tu nonno filate. Per dove tirare la bestemmia poi faceva. Vedi lo richiede, perché dopo la bestemmia andava tutto a posto. Vedi lo richiede. Mi vanno a bestemmia anche prima di morire. Un attimo prima di morire. Prima di respirare. Chi ha detto? Eh? Che ha fatto? Moriva, stava per morire all'ospedale. Si mancava l'aria, perché aveva polmoni. Te lo dico io, visto che te non hai... Porca Madonna, e morì. È vero. Tanto se non lo dicevi, tanto oramai non sono io, sono il usaio del bestemmia. Allora, se so essere il usaio bestemmia, sarà bestemmiare. E con questa bestemmia si chiude? Eh sì, perché a questo punto... Che ti ha detto, si è detto.